Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono il vostro signor Ogio, esploratore preferito da grandi e piccini, e siamo di fronte al santuario, spero, finale, conclusivo di Call of the Sea. Non perdo tempo in chiacchiere, perché tanto se mi avete seguito fino a qui sapete benissimo cosa mi è successo. Capitolo 6, vediamo se troviamo finalmente Harry, vedo lì delle tende. Scopriamo cosa è successo, troveremo un'ennesima tomba. Tomba di Cass. Forse. Pure se l'è mangiata. Un altro accampamento. Poco più di una serie di oggetti sparpagliati in giro. Un orologio, una lettera, ancora una lettera. Mia cara vecchia amica. Non avrei mai dovuto fidarmi di Cass. Pensavo le importasse di te, ma è solo pazza ossessionata da questo posto. Non posso contare sul suo aiuto per superare l'ultimo ostacolo. Questa porta so come aprirla, ma quel che devo fare è... infettare, mischiare il mio sangue con la melma nera. Sono pazzo a pensare di farlo. È l'unico modo per stare insieme. Deve funzionare. Tutto questo non può essere una coincidenza. Il rituale è fatto per noi due, non è vero, Nora? Vorrei che tu fossi qui per... Maledizione, devo rifletterci, non posso. Per domani, devo partire domani. Boh. Che stai dicendo, Harry? Non hai visto cosa fa la melma nera? Cosa ha fatto al dottore? Hai perso la ragione, amore mio? Una biblioteca? Di cosa stai parlando, Harry? Oggi ho fatto uno strano sogno. Ero dentro una grande biblioteca e mi ritrovavo ad ammirare panorami di un altro mondo. Pnacotus? Sangue più melma. Il sangue di queste creature era una specie di catalizzatore? Cielo! Questo pugnale è identico a quello che ho io! Un altare, sangue rappreso e melma. Non è il pugnale con cui è stato attaccato Frank. Cos'è Harry? Sembrano i deliri di un folle. Nora, devo farlo. Insieme, cambiare. Ok. Qui cosa c'è? Ah. Black ooze on a petri dish. Melma nera su un vetrino di petri. Black ooze on a... piastra di petri, sì, è più corretto. Una siringa. Ci sono tracce di melma nera. Che diavolo ti è saltato in mente, Harry? Cosa hai fatto? Amore mio. Questo deve essere dove c'era Cass. Vediamo un po'. Cass, credo di aver trovato la risposta. Dovete tornare a casa e portare Nora qui. Andate ora, vi prego. Leave now, please. Vabbè, leave now, cioè andate via. Andate adesso, è stato cancellato, ma vabbè. Quindi Cass è lei che ci ha spedito il pugnale. CV d'altronde, anche la fotografia... Harry sta facendo qualcosa con la mano e girando qua sta urlando, non funziona. Interessante. Devo metterci la mia mano dentro. Proviamo. Il libro Moby Dick. C'è un buco dalla forma strana nelle sue pagine. Quella del mio pugnale. Ma allora perché l'ha messo qua? Sul massacro, vediamo. Ah, il massacro degli squali. Ok. Una macchina fotografica. Deve essere di Cassandra. Un flash rotto. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un'altra immagine, un disegno. Harry che dorme nella sua tenda. Che foto inquietante, ma non è una fotografia, è un disegno. Oh cielo, sembra completamente fuori di senno. Ho visto il futuro, l'eternità mi attende, la morte attende
Harry. Ma allora chi me l'ha spedito il pugnale? Misteri. Qua cosa c'è? Ah, beh, no, prima però volevo esaminare cosa c'era di fronte al santuario. Poi ci sono anche quei disegni che mi interessano. Intanto c'è un achievement se riusciamo a raccogliere tutti i monologhi di Nora. Aia, no, 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 piano, 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 piano. No, hai chiamato. Perché devi fare una roba del genere così? Tanto, guarda che non ti si richiude più quella ferita. Ok, abbiamo aperto il santuario, dunque. E cosa succedeva invece lì sulla ruota? Aiaiai, vediamo un po'. Cosa sarebbe successo qua? Proviamo a metterci la mano. Quella buona. Aia! Mi appunto. Quindi? Ah, mi ha fatto un simbolo strano. Ok. Vediamo quei murales là in fondo per capire un po' meglio cosa ci aspetta all'interno, per capire quale sarà il nostro destino. Questo murale descrive un rituale in cui si versa del sangue. Quel pugnale! Vediamo se anche dall'altra parte c'è qualcosa. Non mi pareva. Sì, c'è qualcosa. Vediamo, 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 vediamo
Ma non possiamo raggiungerlo. Pazienza, allora. Ho perso tempo inutilmente. Ai ai ai. Posso scendere? Sì. Tunk! Vai, forza. Se è dietro quella porta, mi chiedo quale Harry mi troverò davanti. Quanto sarà rimasto dell'uomo che amo e quanto dell'uomo che ha perso la ragione in questo luogo? Vedo delle costellazioni. E qui ci sono alcune indicazioni. Questo interruttore fa ruotare le statue di pietra. Allora. Qualche tipo di creatura. Un animale domestico. 90 gradi di rotazione. Howl. Bau bau. Mi domando cosa significhi. Ponti, dragoni, gargoyle, animali. Tutti questi fogli sono pieni di scarabocchi senza senso. Ok, dobbiamo ricreare, quindi immagino la costellazione che ho sulla mano a questo punto. Mi domando cosa significhi anche questo. Bene, le copio tutte. Stelle e costellazioni. Sembra che questo popolo adorasse gli dei venuti dallo spazio. Ok. Devo dire che in realtà è poco Lovecraftiano, secondo me, questo gioco. O se lo è davvero in maniera estremamente soft. Ci sono giusto qualche riferimento, ma potevano anche risparmiarseli, sinceramente. È una truffa bella e buona, se posso dirlo. Portavano qui queste persone per metterle alla prova, una sorta di sfida. Peccato che non si veda nulla in questo assoluto buio. Continuiamo.
Questo sembra un po' Orione. Costellazione molto luminosa, sarà meglio disegnarla. Beh, l'hai fatto anche con le altre, vediamo subito. Ok, ne ho 4, forse sono 6 probabilmente. No, per il momento ne vedo solo 4. Ok, allora quello è l'ingresso, allora due lì. Qua, queste cose, vedo una costellazione in cielo. Le stelle sono allineate e formano una costellazione che non conosco, ma non è lo stesso cielo che si vede sulla Terra. E se non è il cielo della Terra, allora dove mi trovo? Vediamo un po'. No, non la disegna quella. Per cosa veniva usato questo simbolo pentagonale scanalato? Allora, qui probabilmente devo disegnare una delle costellazioni. Vedete, sono tutte con un pentagono all'interno. Devo capire qual è quella da disegnare, però questa non assomiglia a nessuno di quelle lassù. Ora vediamo questi oggetti cosa fanno. Oh, oh là là, questi dischi di pietra cosa servono? E anche questi entrano in gioco. Vediamo di allinearli così da ricreare una costellazione. Ok, allora, vediamo un poco. Forse questo è un indizio. Vediamo se ci sono lo stesso. Ok. Questo è stato attivato. E se io premo sempre queste, che succede? Ho qualche dubbio che sia quella corretta. No, infatti, a meno che non ci sia un tasto o qualcosa. No. Probabilmente, vediamo. Proviamo a ricreare quella specie di Orione. Questo lo spegniamo un attimo. Allora, scusate un attimo, devo capire. Qui, vedete, abbiamo queste quattro costellazioni. Dobbiamo ricreare questa, probabilmente, e anche questa. Ho questo simbolo sulla mano, che effettivamente corrisponde a questa qui. Ma dove piazzarla? Devo trovare la direzione corretta. Allora, il disegno è basato così. Sì. Perfetto. Quindi. Vediamo un po'. Ok. Sì. Così. Vediamo, allora spegniamo tutti questi. Prendiamo questo. Prendiamo questo. E partiamo dalla più facile. Partiamo dalla più facile. Allora, chiudiamo anche questo simbolo. Così, perfetto. Allora, vediamo che tipo di costellazione abbiamo. Eccola qui. Allora, vediamola dal punto corretto, cioè da qui. E vediamo cosa manca. Ah no, so che non è giusta però. No, non è giusta assolutamente. C'è qualcosa che non mi torna. Adesso io penso che sto facendo questa qua. Perché ne ho una lunga
Una di qua, una così, per cui devo creare quest'altra cosa di qua. Vediamo se è così. Sì, la vedete? Sì, è proprio questa. Allora, questa non mi interessa. Andiamo subito di qua. Vediamo se funziona così. Sì! Ho aperto una porta, perfetto. Ok, abbiamo aperto la prima porta. Suppongo che dietro ogni porta ci sia qualcosa. Ecco qua, il primo murales. Li portavo in una sala del trono. Era l'ultimo passaggio del rituale. Che strana struttura, piena di angoli anfratti e con scalinate infinite. Me ne sono accorto. Inseriamo la mia Nina. Ok, mi ha ridisegnato la mano. Vediamo. Quando sono arrivato su quest'isola mi sentivo un'intrusa. Ma ora? Mi sembra di essere a casa. O qualcosa del genere. Se non mi fossi perso in queste scalinate buissime. Dai, allora il prossimo vediamo qual è. Dovrebbe aver attivato una nuova luce. Sì, l'ha attivata, perfetto. Quella lì, allora, mi è comparsa un'altra simbolettata. Però, che significato potrà mai avere? Potrebbe essere questo qua, questa specie di orione qua, perché c'è questo simbolo così. E poi c'è questo, che devo disegnare in qualche modo, probabilmente. E poi c'è questo che fa... Ah no, che si disegna automaticamente. Sì, esatto. Così e così. E poi devo disegnare un altro di questi qua. Ok, quindi devo disegnare questo. Perfetto. Quindi, allora, spegniamo questi due qui. No, come mai l'ho acceso? Allora. Questo è il davanti. Quindi spegniamo questo. Ok. Accendiamo. Fatemi controllare. Questo dovrebbe essere. Sì, qua. Ok, allora accendiamo questo. E ci siamo. Spegniamo questo. Proviamo ad accendere questo invece. Sì. Perfetto. E... proviamo a fare così. Sì. Perfetto. Forza, bella mia. Che siamo vicini alla fine. Spero tanto. Basta scale, basta scale. Vi prego, no. Cosa c'è? Un puzzle? Figure bianche e nere. Ok, devo riuscire a ricreare un passaggio. Va bene. Sembra un po' Indiana Jones e l'ultima crociata.
Allora, quelli generano i portali. Quindi immagino che sia da fare così. Vabbè, non traduco neanche perché mi sto concentrando su come cambiare le cose qua. Allora, questo, vedete, ha delle specie di frecce. Però, sinceramente. Ah, vedo che qualcosa là è girato. Questo cosa serve? Ok, questo gira quello lì, ma non volevo che girasse lui, che andava bene come era prima. Ah no, forse di qua però meglio. Sì. Ok. Perfetto. Questo. Regola i bianchi, quindi dobbiamo girare i bianchi in modo tale che mi conducano all'uscita in qualche modo. Allora, quello va girato così e vediamo cosa succede quando lo attivo. Dovrebbe collegarsi ai cani neri là. Perfetto. Questo lo giriamo così. No, ancora di più. È sparito l'audio, eh? Non so come mai, ma finalmente ha ceduto. Così, e dovremmo esserci. Poi devo girare di nuovo i neri. Voilà, perfetto. Allora andiamo a girare i neri. Questi qui. Perfetto. Che sono questi qua? Perfetto. Premi il tasto e via. Che gioco buggato, ragazzi. Poi forse ci sarà una patch già dal day one. Olla. No, devo farmi anche tutta la strada per tornare indietro. Ah. Forse fa male solo la prima volta, ma è già la terza che lo fai. Ok, sempre più complicato. Forza. Pietà. Pietà di me. Oh là là, dai, ma sali il gradino dal lato, no? C'era un altro coso. Andiamolo a vedere. Vabbè. Scusate se non traduco, ma. Allora, andiamo a vedere la prossima costellazione. Poi probabilmente dovrò disegnare l'ultima, quella lassù, e sarà da ridere. Allora. Ah, intanto, secondo me, posso disegnare anche questa.
perché sono due di queste qua. Quindi adesso provo a disegnare questa. Per cui, quella va bene. Disegno anche questa qua. Sembra un po' Stargate. Ecco fatto. Benissimo. Però forse qua ci sono solo delle figure e niente pesciazzo mor di mano. Questo luogo sembra un labirinto e noi amiamo il labirinto, vero amici e amiche di All Games Italia? Vengono immersi nella Melmania, vabbè, quello che è. Super Buyuts. Ditemi che devo fare le robe sott'acqua, no, vi prego. Vi prego veramente. Ah no, è un'altra porta, ok, dopo, per fortuna la bisogna fare dopo. Comunque non si scapperà, temo. Ok, quindi dovrei avere abbastanza per creare l'ultima di quelle terrestri per poi fare quella divina nel cielo. Allora, quel super. Oh, santi numi. Non ho idea di come fare questo angolo. No, allora me ne manca una ancora. Eh sì. Perché quella lì, grande, forse è l'ultima che dovevo prendere, che è quella lassù nel cielo. Probabilmente questa parte qua. Qua, zic. Sì, dovrebbe essere quella lì. Per cui mi manca l'ultima, questa qua, per creare questo zigzag doppio, come vedete. Una roba del genere che non ho. Penso sia una roba così, sì. Così. E qua poi l'ho messa così, eh sì. Ai ai ai. Allora si vede che è qua dentro. Sì, ma dove però? Qua non posso andare. Là c'è qualcosa, ma. Ah no, questo è l'ingresso del santuario. Lì c'è la tenda di Harry. Qui c'è quello. Non ci voglio credere. No! Sono precipitato, non ci. Non è possibile. Questo è un bug, eh? Questo praticamente vuol dire che spero di non dover ricominciare. Allora, torno al menu principale. Allora, facciamo. Torno al menu principale. Spero che abbia salvato. Spero veramente vivamente che abbia salvato. Continuo, vediamo cosa mi fa. Ok, per fortuna. Sono di nuovo su. Vivo e vegeto. Sì, sembra un labirinto, ho capito. Ma c'è un modo per uscire dal labirinto. Qua salgo. Ma qua si può salire ancora? Ma non si vede niente. È ridicolo, tutto questo è ridicolo.
Dov'è l'ultima bocca di pesce? Dai! Se non ho quel simbolo non posso andare da nessuna parte. Vediamo se posso farla comunque la costellazione celeste a questo punto. Allora, così. E sinceramente non vedo zigzag, per cui forse ce la faccio lo stesso a farla. Può anche essere. E questo è chiuso. Allora, questa è la cosa giusta, quindi questa qui va accesa da qua. Circular stones with strange colors similar to the constellations I have in my hand. E così mi pare che ci siamo. Però questa stella non è grande, chissà perché. Poi, qui mettiamo. Qui. Se. Qui mettiamo questa. Ok, ci assomiglia direi, eh? Sì, ci assomiglia molto. E poi. Ok, vediamo questa. No, non qua. Ma dovrebbe essere lì però. Proviamo a metterla di qua. Questa che manca. What? What? Mi ha fatto lo zigzag. Come mai? Quello che stavo cercando, lo zigzag che cercavo. No, non è lo stesso zigzag. Eh no, non ci assomiglia a niente. Ma allora dove va? Allora, vi faccio vedere, eh. Vedete, questo è lo zigzag che mi manca. Poi ci vorrà anche questo, ma se non ho questo zigzag, cosa devo fare? Niente posso fare. Allora, mettiamo un attimo in pausa perché devo capire se c'è un passaggio da quella parte lì. Ok, ho dovuto praticamente alzare al massimo la luminosità del mio schermo. Io la tengo sempre un po' bassa, perché la luce dello schermo un po' mi acceca, mi brucia gli occhi. Però finalmente ho trovato le scale, effettivamente c'erano. Però ci avevo sbattuto la testa più volte. Eccolo qua il nostro Peshaz. Con. Sì, devi metterci la mano dentro, è già la quarta volta che lo fai. Eccola lì. No, no, il nostro zigzag. Magico zigzag. Sì,
Sì, comunque anche con la luminosità al massimo si vedono veramente a malapena ste scale. Basta che non cadiamo di nuovo nell'oblio. Dai, forza, forza, forza e coraggio. Quarto simbolo ritrovato. Wow. Uff, gli occhi, i miei poveri occhi. Allora, dobbiamo completare questo simbolo qui. Quindi, uno. Ah, questo va bene. Questo no. Mettiamo questo. Ah, giusto. Sì. E poi di qua un altro zig zag. Ecco fatto. Solo che mi tocca. Tutte le porte sono aperte, ma dov'è la costellazione che mi serve per accedere alla sala del trono? Beh, non hai ancora esplorato la quarta porta, per cui forse. Che ne dici? Sarà nascosta lì dentro? Beh, dai, questi pescioni non sono male, devo dire. Un altro portale. Immagino di dover tornare di nuovo. Come è diventata più scema andando avanti col gioco, questo. Speravo fosse finita sta lagna della nuotata. C'è qualcosa là o no? No, non si può neanche andare, perfetto. Ok, dai, quarto simbolo, quinto simbolo, anzi. Non so dove me lo disegnerà nella male. Forse sulla. Tenar. No, sul polso me lo mette. Ok, via, 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 basta, 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 basta. Basta raccogliere simboli, basta. Ne nuota. Eccoci qua. Beccati questa, la manita. Vediamo di vedere sto murale. Riesco a sentire l'agonia dei migliaia di scavi, vabbè. Uguale all'altra. Forza, 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 straforza. Ok, allora, controlliamo la nostra cosa. Quindi, perfetto. Allora, il 1 è giusto. Quello lì è giusto. Poi qua ci va questo. E siamo corretti. Poi di qua ci va il nuovo simbolo. Così. Ecco fatto. E anche nell'ultimo mi pare che ci voglia lo stesso simbolo nuovo. Così. No! Allora proviamoli tutti, che tanto uno sarà giusto. Questo. Bri. Qual è? Che simbolo manca qua? Allora, questo qui l'ho messo. E poi c'è questo qua che non capisco. Che simboli ho a disposizione? Forse la serpentina. Che non mi pare di aver usato per nessuno. Eccolo qua. Perfetto. È il momento di scoprire cosa ti attende di là. Bla 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 bla. Ecco, questi simboli formano una costellazione. In realtà, la cosa non l'ho usata. Sul pavimento c'è scritto qualcosa col sangue. Falgofn? Non è la parola che sentivo nei miei sogni?
cosa c'è qua dietro. Aiuto. No, no, non voglio ancora andare là. Ho visto che c'era quella specie. No, non posso più tornare indietro. No! Perché non posso più tornare indietro? Vediamo se si può tornare indietro. Torno al menu principale. Volevo vedere quella. Volevo vedere quella. Quella parete. No, 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 no. Ok, vabbè, pazienza. Lasciamo perdere quella parete. Ah, vabbè, ma era melma nera sempre. Forse avevo una nuova visione. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sento che ci siamo. Vabbè, ripeto, non leggo più quello che dice questa pazza scatenata. Un carillon! Ho lento fino alla fine questo gioco. Ma che succede? C'è qualcosa sopra! Oh, Harry! Sei un pazzo! Cosa hai fatto? No, 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 no! Non puoi essere tu, Harry! Oh no! Che cosa hai fatto? Ma non sarà Cass, forse? Alla fine hai eseguito il rituale, razza di sciocco! Ma perché? Non capisco. Lo sapevi che non avrebbe funzionato. Per questo che non ti sei mai seduto sul trono, vero? Non hai neanche eseguito il rituale, Harry, non è vero? Ma volevi credere di averlo fatto. Farmi credere di averlo fatto. Hai anche lasciato un'esca per confondermi. Non capisco più niente. Cioè, alla fine voleva scappare con Cass. Chiaro. Che scherzo. Ma perché? Cos'è successo? La sola persona con te sulla spiaggia del santuario era Cassandra. Se non sei morto tu, allora è lei ad essere morta. Qua forse dovrebbe esserci, eh? Cos'è apparso? Hai usato il pugnale per aprire i portali e eseguire il rituale? Hai cercato di fermarla, ma era troppo tardi. Ti ha sparato con la tua stessa pistola e ti ha lasciato lì, convinta che fossi morto. Non è vero, Harry? Buh. Non ha nessun senso questo gioco. Perché Cassandra era ambiziosa e voleva scoprire i misteri dell'occulto? Qua non compare l'immagine. E l'isola appagava la sua sete di conoscenza. Tu avevi dubbi sul fatto che il rituale potesse funzionare. Ma quanto successo a Cassandra te li ha tolti. Il rituale non era per persone come te. Il rituale era per persone come me, ma non hai voluto accettarlo finché non è stata l'isola stessa a dirtela. Lei è nostra figlia. È stato allora che hai finalmente capito. Sapevi cosa sarebbe successo se non fossi venuta qui a eseguire il rituale. Una morte lenta e dolorosa. E non ci sono altre scale però qua. Oi! Dove devo... Ah, di qua. Uff. E quindi? Dove conducono quelle altre scale?
Perciò hai simulato la tua morte e hai lasciato i tuoi occhiali accanto al corpo di Cassandra. Quegli occhiali non li toglievi mai. Vedete, non è che sto aspettando di passare, ma c'è una specie di muro invisibile che mi impedisce di muovermi come vorrei. Lei mi ha mandato il pacco da Tahiti, Harry. La tua foto, la chiave e il pugnale. Un'altra delle tue cacce al tesoro. E io ci sono cascata, mi hai fatto venire su quest'isola. La stessa isola sulla quale per poco non hai perso la vita e la ragione. La stessa isola su cui sono morti 4 membri della tua spedizione. Perché mi hai ingannato, Harry? Hai detto che non mi avresti mai mentito. Perché non mi hai detto la verità? Perché mi hai fatto questo? Dove sto andando? Ma sì, tenete pure questo buio pazzesco, che non so cosa devo fare. Forse devo andare di qua di nuovo. Ah sì, eh no, ma qua sono appena stato. Quindi? Finisce così? Nel nulla cosmico? Ah no, ok, c'è una porta. Perché mi hai ingannato? Ancora. Perché sapevi che non avrei mai accettato il mio destino se ci volessi dire lasciarti, giusto, amore mio? Restare con te mi avrebbe portato a una morte lenta e dolorosa. Perciò l'unico modo per spingermi a lasciarti era farmi cadere in un tranello. E hai scelto una vita senza di me per farmi essere ciò che sono davvero. Per questo hai provato a ingannarmi, ma ti conosco troppo bene, vecchio mio. Abbiamo trascorso così tanti anni insieme, così tanti momenti di amore, felicità, comprensione e amicizia. Una vita trascorsa meravigliosamente con te. Ma quella non è più la mia vita, non è vero, Harry? Non dopo quello che è successo su quell'isola. Finalmente ho scoperto tutto quello che volevo sapere su di me. Dovevo prendere questa decisione, Harry. Quindi? L'hai ucciso? Non posso prendermi in giro mai più. Devo accettare ciò che sono davvero e andare avanti da sola. Sto tornando a casa. Che gioco del cavolo. Homesick. My poor health. The pain. The suffering. It was all because of how far I was from here. This island was a torment for so many, but it is so different for me. I've always belonged here. Everything seems so far away now. No trace of pain. No trace of sickness. Cos'è quella roba là? Cos'è quella roba lì? A sea of immense calm and peace is the only thing that exists now. Nothing matters anymore. I'm finally one of the thousands of minds connected with the Elder God. Sinceramente non lo consiglierei a nessuno questo gioco. È bruttissimo. Sono un pazzo ad averlo giocato fino in fondo. Sono pazzo, sì! Sono pazzo! Forse non ho mai lasciato quell'isola. Sì, vabbè. Ah, non è ancora finito. Oh. Temevo che dovessi fare un'altra attivazione di questo jet
marino. Non puoi andare più veloce, signora mia. Meraviglioso, splendido, wow! Non poteva finire prima? Invece che mostrarci la città Rilette, com'è che si chiama? Sono a casa. Ciao meduse. Ciao sgombri. Ciao coso che non so definire. Oh, per fortuna. No, dicevo, quando è che finisce? Oh. Ok, are you ready? Ok, sei pronta? Sì, sono pronta. Ah, ok, cantano adesso. Blech. Posso dire, non si meritano neanche di vedere i cosi. Nora non ha scritto questo, vero? Perché abbiamo questi occhietti. Ah, ok. Pensavo di poter uscire. Vabbè. Allora, come potete capire, questo gioco mi ha piuttosto deluso. Anzi, no, piuttosto, proprio un gioco brutto, uscito chiaramente non ottimizzato, ma anche se fosse senza bug sarebbe comunque un'esperienza non buona. Brutta la trama, sinceramente, poco mistero, enigmi che si ripetono, soprattutto quelli più noiosi, spostamenti lenti. Forse l'unica cosa che posso salvare è la grafica, ma non è neanche così eccezionale, sinceramente. Qualche bella ambientazione, qualche bella idea, ma sono comunque copiate da, sembrano quasi Maya e robe del genere, quindi non sono cose neanche troppo originali, secondo me. Cosa dire? L'avete giocato insieme a me, grazie per avermi seguito fin qua. Non so quanti siate rimasti fin qui, in questa spedizione del Capitano Ojo. Ma vi ringrazio, beh, fatemi comunque sapere cosa ne pensate di questo gioco, voglio sapere se anche per voi vi sembra uno gioco orribile, datemi un po' di soddisfazione per favore, oppure ditemi, Ojo non capisci un cavolo, questo gioco è un capolavoro. Ma mentre pensate a cosa scrivere, io vi saluto e vi rimando al nostro prossimo video su queste ottime note di questa splendida melodia, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.